modi per visitare Batumi. Noi li abbiamo provati, quasi tutti. Batumi, terza città della Georgia e capitale della regione autonoma della Giaria, si sta affermando come uno dei principali poli turistici del Mar Nero. La profonda trasformazione urbana degli ultimi 10 anni ha reso la città un centro eclettico e vivace. Palazzi moderni di puro design si affiancano oggi a edifici tradizionali e a locali alla moda. Il Batumi Boulevard è l'anima della città, si estende per 8 chilometri lungo la costa. 20 anni fa la situazione era molto diversa. Eravamo una zona cuscinetto della Turchia come membro della NATO. C'erano soldati ovunque, non si poteva nuotare liberamente per oltre 2 chilometri dalla spiaggia di Batumi. Ora le cose sono cambiate dal giorno alla notte. Lungo questa passeggiata troviamo molti luoghi e monumenti simbolo di Batumi, come la statua di Ali e Nino che stiamo andando a vedere. Questa statua è qui dal 2010. Si ispira al romanzo di un autore azero sull'amore proibito tra un uomo azero e una donna georgiana. Ora è tra i simboli più popolari di Batumi. A pochi metri da questa ipnotica scultura troviamo la torre dell'alfabeto, alta 130 metri. Perché dedicare un edificio all'alfabeto? Lo abbiamo chiesto a un'esperta di cultura locale. L'alfabeto georgiano è unico, risale al III secolo a.C., ogni suono corrisponde a una lettera, si è sviluppato con 3 successivi sistemi di scrittura, tutti inseriti nell'elenco del patrimonio immateriale dell'UNESCO. La torre ha la forma del DNA per indicare che l'alfabeto rappresenta il codice genetico locale. Piazza Europa è il nuovo volto della vecchia Batumi. La piazza è stata chiamata così dopo l'adesione della Giaria all'Assemblea delle Regioni Europee. Troviamo edifici in stile Belle Époque completamente restaurati e palazzi nuovi che si rifanno a quell'epoca. Sulla piazza troneggia la statua di Medea, l'eroina del mito degli Argonauti. La storia di Batumi è iniziata circa 2500 anni fa. Aristotele stesso l'aveva menzionata, ma è nel 1878 che inizia la costruzione di Batumi come centro urbano moderno. La vecchia Batumi in realtà ha un aspetto nuovissimo. Perché? Cosa resta del passato? In effetti ci sono edifici nuovi costruiti 5 e 10 anni fa, ma in questo quartiere sono rimaste anche palazzine ben conservate di fine dell'Ottocento, inizio Novecento. Se Batumi ha una sorta di fascino antico, credo sia proprio merito di questi palazzi. Dopo il nostro tour mattutino ci siamo presi una pausa. Volevamo immergerci nell'atmosfera di una casa georgiana, così abbiamo pranzato a Fan Fan. Questo ristorante chic e di tendenza è allestito in un locale storico dove i piatti tradizionali sono rivisitati con gusto contemporaneo. Questo è un set di antipasti vegetariani georgiani. Troviamo il tradizionale lobio, fagioli cucinati con spezie e presentati nella tazza di terracotta, le largi preparato con farina di mais e con il nostro formaggio salguni, ma reinventato cucinando l'ostione polenta, e poi la salsa di noci, chiamata bage, e infine gli involtini di formaggio. Appena fuori Batumi, la natura prende il sopravvento. Il giardino botanico, circa 8 km a nord-est della città, merita una visita. È uno dei più grandi al mondo.
Sviluppare infrastrutture in aree così diverse tra loro è uno dei punti chiave della strategia del governo locale per prolungare la stagione turistica, come ci ha spiegato il capo del governo. Incrementare il turismo è molto importante per la nostra regione. Così come lo sviluppo del turismo tradizionale, quest'anno stiamo anche lavorando sul turismo sciistico, agricolo, rurale, sul turismo estremo, tutte attività ben radicate nel nostro paese. Gli investimenti nella regione hanno portato alla nascita di locali alla moda, casinò e complessi di lusso, e c'è già chi ha definito Batumi la Las Vegas del Mar Nero.